Un saluto a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Prometeo. Anche oggi parleremo di tantissime notizie che provengono dal nostro pianeta, ovviamente in primo piano la meteorologia, ma anche il disastroso terremoto che ieri ha colpito il Pakistan. Partiamo subito con il nostro sommario che ce le anticipa tutte. Fino a sabato l'alta pressione dominerà la scena sulla nostra penisola, con tempo buono e temperature gradevoli da nord a sud. Domenica una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni del centro-nord con qualche pioggia sparsa. Nel pomeriggio di ieri un forte sisma di magnitudo 7.7 ha colpito il Pakistan, provocando la morte di almeno 250 persone. Centinaia le persone ferite e numerosi i crolli. Le aziende tedesche Carabag e Wemag hanno sviluppato un kit di conversione da 12.000 euro per trasformare il vecchio maggiolino in un'auto elettrica. L'Eco Beetle potrà in questo modo circolare senza vincoli nel centro storico delle città. Italia prima in Europa per numero di geoparchi. L'UNESCO ha riconosciuto da poco il nono parco geologico in Valsesia nell'Alto Piemonte. Tra le attrazioni il confine geologico tra Europa e Africa e un supervulcano di 250 milioni di anni. Domenica scorsa è iniziato ufficialmente l'autunno, ma il tempo è ancora bello e il clima è mite in tutta Italia. Vado subito a salutare il nostro meteorologo Nikos Chiodetto, che è pronto per raccontarci se la situazione domani cambierà oppure rimarrà immutata. A te Nikos! Ciao Matteo, un buon pomeriggio a tutti. No, ci sono belle notizie anche per la giornata di domani, perché l'alta pressione delle Azzorre dominerà ancora la scena fino alla giornata di sabato. Possiamo vedere infatti con l'aiuto delle satellite questo possente anticiclone che interessa ancora buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con le temperature anche gradevoli, valori ben oltre la media del periodo nella giornata di ieri, raggiunte punte di 27-28 gradi. Le perturbazioni atlantiche però continuano a premere da ovest, quindi dall'Oceano Atlantico, stanno già interessando il Portogallo, il nord della Francia e la Gran Bretagna con molte nubi di passaggio. Perturbazioni atlantiche che riusciranno a interessare la nostra penisola tra domenica e lunedì, ma dopo vi daremo tutti i dettagli. Una circolazione però depressionaria continua a insistere sulla Russia europea e sui paesi orientali, qui con ancora molte nubi di passaggio, rovesci di pioggia e soprattutto clima veramente invernale. Vediamo la situazione per il nostro paese nella giornata di domani, perché ancora, come abbiamo detto, alta pressione al nord Italia con i cieli che saranno generalmente sereni o al più poco nuvolosi. Guardate le temperature gradevoli fino a 26-27 gradi. Durante il pomeriggio si segnala qualche nube che interesserà i settori alpini, specialmente di nord-est, ma anche le pianure del Triveneto. Sarà comunque basso il rischio di piogge, relegato solamente all'Alto Friuli. Cosa succederà al centro Italia? Perché anche qui il tempo splenderà, tanto sole splenderà sia sulle coste tirreniche che quelle adriatiche. E guardate anche le temperature fino a 26-27 gradi. Durante il pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le zone più interne, specialmente della Toscana, ma senza rischio di piogge temporali. Al sud Italia alta pressione incontrastata, quindi tanto sole sulla Puglia, sul versante ionico, solamente qualche nube insisterà anche qui sui rilievi della Campania, ma senza temporali. E infine le due isole maggiori, perché il tempo sarà buono sulla Sicilia, a parte qualche annuvolamento di passaggio sull'ovest dell'isola. Bel tempo anche sulla Sardegna, specialmente sulla parte ovest, mentre qualche nube interesserà durante il pomeriggio la parte orientale, ma non ci sarà il rischio di piogge. Ecco Nikos, da noi autunno in ritardo, ma in alcune nazioni europee addirittura inverno in anticipo. È esatto? Sì, come abbiamo visto, quella circolazione depressionaria continua a insistere sull'Europa orientale e sulla Russia europea, portando aria molto fredda direttamente dalle latitudini più settentrionali del nostro continente. Guardate le temperature minime della giornata di domani, valori veramente da pieno inverno sulla città di Mosca, ma anche sui paesi baltici e così come anche la Scandinavia, valori prossimi anche ai 2-3 gradi. Andrà meglio invece sulla nostra penisola, qui con le temperature minime che non scenderanno al di sotto di 14 gradi, così come anche sulla penisola iberica e la Francia. Cosa succederà nella giornata di venerdì? Perché il freddo guadagnerà un po' di strada addirittura ancora più a sud, quindi sulla Repubblica Ceca e parte la Germania, dove le minime potrebbero raggiungere qui i 3-4 gradi, ma guardate, ancora piuttosto freddo sulla penisola scandinava e sulla Russia europea, con valori intorno allo zero perfino. Meglio sempre sulla penisola iberica, la Francia, l'Inghilterra e buona parte delle nostre regioni, con temperature minime mediamente comprese tra 12 e 17 gradi. Freddo che durerà in queste zone anche per tutto il weekend e l'inizio della prossima settimana.
il momento di approfondire la notizia del disastroso terremoto che ieri alle 13:31 ora italiana ha colpito il Pakistan. Lì erano le 16:31. Andiamo quindi con il nostro iPad per osservare qual è il punto esatto dove si è verificata la scossa, ossia l'epicentro. Vedete, siamo proprio in Pakistan, nella zona meridionale. Ingrandiamo grazie al livello che ci è fornito da l'USGS, l'ente nazionale statunitense che si occupa appunto della rilevazione dei terremoti. Ecco, vedete, in questo caso abbiamo esattamente i dati della scossa, un ipocentro a circa 20 km, magnitudo veramente intensa, 7.7. Possiamo anche vedere le immagini che ci sono arrivate in redazione, immagini ovviamente di distruzione, perché molte case fatte di fango sono letteralmente crollate e il bilancio delle vittime è impressionante, addirittura 250, ma è un bilancio che si aggiorna di ora in ora. La scossa è stata così intensa che è stata avvertita anche in India, a Nuova Delhi, dove gli edifici sono stati visti oscillare. Il Pakistan è una zona ad alto rischio sismico, nello scorso aprile un terremoto di magnitudo 7.4 nell'Iran sudorientale, nei pressi del confine, provocò in Pakistan 41 morti. Il terremoto avrebbe anche fatto emergere un isolotto a circa mezzo miglio dalla città di Gwadar, sul Mar d'Arabia. Il fenomeno è stato segnalato dalle emittenti CNBC Pakistan ed Express News. Quest'ultima ha anche trasmesso una prima presunta immagine dell'isola, indicandola come alta tra i 4 e gli 8 metri, lunga tra i 50 e i 100. Chiedo alla regia se possiamo vedere la prima foto dell'isola, di questa presunta isola. È ancora un'ipotesi ripresa solo da alcune emittenti. Eccola qui, la vedete anche cerchiata di rosso. Ovviamente vi daremo maggiori informazioni più avanti. Adesso cambiamo argomento e parliamo del Maggiolino, un'auto sicuramente storica. Ci sono delle notizie interessanti, buone per i fan del Maggiolino. Insomma, è nato un kit che può riconvertire questa automobile in un'auto elettrica. Approfondiamo con il servizio. Chi non conosce il Maggiolino? È l'unica auto che è stata costruita e venduta per più di 60 anni e detiene ancora oggi il primato di auto più venduta al mondo, con più di 22.000 milioni di esemplari. Ma c'è un altro record correlato al Maggiolino. È infatti senz'altro il veicolo che ha il più alto numero di appassionati e simpatizzanti sparsi un po' ovunque nel pianeta. È proprio pensando a questi appassionati che i tedeschi delle aziende Karabag e Wemag hanno sviluppato un kit di conversione da 12.000 euro per trasformarlo in un'auto elettrica, rendendolo ecocompatibile per circolare senza vincoli nel centro storico delle città. In questo modo l'amato Maggiolino, anche se malandato e troppo inquinante per la normativa sulla circolazione delle automobili, potrà essere riciclato e portato a nuova vita. Il kit di conversione comprende, oltre al motore elettrico che rimpiazza quello a benzina, la batteria, il caricabatteria e anche una stufa a bioetanolo che sostituisce il riscaldamento elettrico per preservare l'autonomia della vettura. L'Eco Maggiolino potrà raggiungere la velocità massima di 105 km orari e con un'autonomia di 120 km garantirà una guida regolare e priva di brusche accelerazioni. Bentornato, Beetle! Restiamo in tema di riutilizzo e parliamo dell'iniziativa Puliamo il Mondo, giunta ormai alla 21esima edizione, che quest'anno pone l'accento su come disfarsi di un vecchio o malfunzionante elettrodomestico in maniera sostenibile. Ci facciamo aiutare dal nostro ospite telefonico. È presente al telefono Giorgio Arienti, direttore generale di Ecodom, consorzio che insieme a Legambiente sostiene l'iniziativa. Buonasera Arienti. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, partiamo subito proprio da questa iniziativa. In cosa consiste e chi è rivolta? Puliamo il Mondo è un'iniziativa che Legambiente fa da anni in Italia ed è un'iniziativa che chiama all'azione tutti i cittadini a pulire, per cercare almeno di pulire un po' di più il nostro territorio. Da alcuni anni si è inserita in questa iniziativa, grazie appunto alla disponibilità di Legambiente, che invita i cittadini a prestare particolare attenzione al tema del riciclo dei RAE, cioè dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, perché purtroppo il nostro paese è abbastanza indietro per quanto riguarda
la raccolta e il riciclo di questa tipologia di rifiuti. Per dare un'idea generale, il nostro paese raccoglie circa 4 kg per ogni abitante all'anno, quindi un totale di 240.000 tonnellate, mentre i paesi più virtuosi, come la Svezia, la Norvegia, la Svizzera, raccolgono 4 volte tanto, quindi 15-16 kg per abitante. Ecco, voi avete parlato di 5 regole, le avete chiamate 5 regole d'oro e ne parleremo di nuovo tra pochissimo. Intanto volevo chiederle quali sono le attività del vostro consorzio e soprattutto quanto incidono sul risparmio in termini ambientali, mi viene in mente per esempio la CO2, e in termini energetici. Certo, allora Ecodom fa un'attività molto semplice che è quella di ritirare i RAEE da tutte le isole ecologiche italiane e di garantire che questi RAE vengano correttamente smaltiti, per cui che vengano rimosse le sostanze inquinanti contenute in questi rifiuti e che vengano riciclate al più alto tasso possibile le materie prime di cui sono costituite. Parliamo di acciaio, parliamo di alluminio, parliamo di rame, di plastica. Tutti questi materiali verrebbero inutilmente buttati in qualche discarica se non ci fosse il lavoro di Ecodom. Come suggeriva lei, questo lavoro ha una duplice valenza. Da un lato perché evitando l'immissione di sostanze inquinanti nell'ambiente, in particolare il CFC dei vecchi frigoriferi, questo evita l'immissione in atmosfera di quantitativi rilevanti di CO2 equivalente. Nell'anno passato l'attività di Ecodom ha consentito un risparmio pari a circa 1 milione di tonnellate di CO2. Mentre per quanto riguarda il risparmio energetico, è molto più conveniente utilizzare materie prime riciclate rispetto a quanto lo sia utilizzare materie prime vergini. E l'attività svolta da Ecodom, per dare un numero comprensibile agli ascoltatori, l'anno scorso ha permesso un risparmio energetico pari al consumo annuo circa di una città di 60.000 abitanti. Ecco direttore, siamo quasi in chiusura, commentiamo brevemente le 5 regole d'oro per una corretta gestione di questi rifiuti. I nostri telespettatori adesso vedranno la grafica che abbiamo preparato con le regole, lei ce le può commentare brevemente? Sì, innanzitutto dobbiamo ricordarci che i RAE devono essere oggetto di raccolta differenziata, non buttiamoli mai nella spazzatura indifferenziata, non buttiamoli peggio ancora nell'ambiente. Possiamo invece portarli alle isole ecologiche più vicine, i centri di raccolta predisposti dei nostri comuni servono apposta per la raccolta differenziata e quindi dobbiamo portarli lì. In alcuni casi i nostri comuni prevedono anche un servizio di raccolta domiciliare e in questo caso è utile avvalersene soprattutto per quanto riguarda i grandi elettrodomestici e dobbiamo sapere, e purtroppo pochi di noi lo sanno, che in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura il negoziante è obbligato a ritirare gratuitamente il nostro vecchio apparecchio. L'ultima, più che una regola, è un suggerimento. Dobbiamo tenere presente che questi rifiuti sono una miniera di materie prime e quindi buttarli nell'ambiente è davvero uno spreco. Perfetto, io la ringrazio del suo intervento, direttore Arienti, direttore generale di Ecodom. Le auguro sicuramente un buon lavoro e una buona serata. A presto. Grazie altrettanto, arrivederci. Adesso cambiamo nuovamente argomento e parliamo degli scavi di Pompei, perché addirittura una parte di questi scavi sono stati messi all'asta. Approfondisci l'argomento al prossimo servizio. Finisce all'asta un pezzo degli scavi di Pompei esterno all'area archeologica dal 1997 patrimonio mondiale dell'UNESCO. Si tratta dei resti di una necropoli di recente scoperti in un agrumeto privato adiacente alle mura dell'antica città romana. L'anziana proprietaria Antonietta Annunziata ha provato a cederli alla soprintendenza. La trattativa però non è andata a buon fine e lei non può farsi carico delle spese di restauro e mantenimento. Da qui la decisione della vendita. Livio Provitera, legale della signora Annunziata. La cosa fa da una parte sorridere e dall'altra parte ci fa vergognare, perché l'Italia, come in tante altre circostanze, sta perdendo man mano pezzi. In questo caso è un vero e proprio pezzo del sito archeologico di Pompei
La soprintendenza, ha spiegato l'avvocato, avrebbe potuto acquisire il bene con una procedura sanante, ovvero pagando il prezzo commerciale e risarcendo i danni, ma i funzionari avrebbero dovuto autodenunciarsi per i danni causati all'erario. In alternativa potrebbe esercitare il diritto di prelazione pagando il prezzo, ben maggiore, concordato con l'acquirente che si aggiudicherà l'asta. Una strada che francamente sembra davvero poco percorribile. Penso che questo bene purtroppo non rientrerà mai più nella disponibilità dello Stato e della Soprintendenza Archeologica di Pompei, ma andrà sicuramente a qualche miliardario privato che avrà nella sua chicca immobiliare il piacere di avere una necropoli pompeiana. Adesso parliamo di spazio. Ieri avevamo erroneamente comunicato la data di partenza, il lancio della navicella Soyuz verso la ISS. Ebbene, avverrà questa sera alle ore 23 e non alle ore 11 del mattino come era stato riferito ieri. Quindi mi raccomando, questa sera attraverso il nostro sito classmeteo.com potete seguire lo streaming del lancio, ovviamente tutto questo anche sul sito della NASA. Torniamo a parlare di cronaca e andiamo in Colorado, perché ieri un nostro telespettatore ci ha chiamato chiedendo notizie sull'alluvione che si è verificato in Colorado. Enrico dalla provincia di Venezia chiedeva notizie. Bene, noi siamo qua per comunicare che il bilancio delle vittime si è fermato a 8, non ci sono più dispersi. La situazione sta migliorando, particolarmente colpita la zona di Denver e di Boulder, però c'è un'altra situazione pericolosa, un danno evidente, e parliamo del danno ambientale, perché insieme all'alluvione c'è stato anche uno sversamento, sono stati allagati i pozzi di gas e di petrolio. Abbiamo delle foto veramente impressionanti che abbiamo raccolto dal Denver Post, un giornale locale. Guardate questa foto, completamente fango su tutta l'area, ma guardate quelle chiazze nere presenti vicino all'albero e vicine alla macchina. Ecco, quello è petrolio che è fuoriuscito, quindi pensate al danno ambientale. Guardate anche quest'altra foto, vedete questa chiazza veramente notevole in mezzo al fango. Quindi seguiremo la vicenda anche nei prossimi giorni, perché alcune zone del Colorado rischiano veramente un danno ambientale notevole. Quello che è successo poi è sicuramente figlio dei cambiamenti climatici a cui stiamo andando incontro. Proprio in queste ore l'IPCC è riunito a Stoccolma e venerdì uscirà questo quinto rapporto di valutazione sul cambiamento climatico. Vado a collegarmi con il nostro meteorologo Nikos Echiodetto per cercare di capire se ci sono aggiornamenti. A te, Nikos. Eh sì, perché ormai cresce forte l'attesa per questo quinto rapporto dell'IPCC, così come anche le critiche da parte di tutti gli ecoscettici. Però un dato di fatto ormai che il riscaldamento globale sta mettendo a duro rischio i nostri ghiacciai, non solo delle Alpi ma anche della catena himalayana. Proprio il presidente dell'IPCC, l'indiano Pachauri, continua a ribadire che i ghiacci della catena himalayana si stanno fondendo a ritmi talmente elevati che nel giro di due decenni saranno a rischio le scorte idriche per milioni di persone nel sud dell'Asia e nella Cina. Possiamo vedere anche queste veramente tragiche immagini. La situazione non è rosea nemmeno per i ghiacci delle nostre montagne. Infatti, nonostante una stagione primaverile ricca di precipitazioni nevose sui settori alpini di nord-ovest, il bilancio è nuovamente negativo a causa di una stagione estiva tra le più calde di sempre. Le misure di fine estate effettuate nel ghiacciaio di Chardonnay, nel gruppo del Gran Paradiso, quindi vicino tra il confine tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, hanno evidenziato una fusione totale della neve stagionale e una perdita ulteriore di massa glaciale, sebbene sia più moderata rispetto agli anni recenti. Grave anche la situazione per quanto riguarda il ghiacciaio dell'Ortles, quindi in Trentino. Secondo recenti carottaggi, anche gli strati di ghiaccio più profondi si stanno avvicinando alla temperatura di fusione. Insomma, un fenomeno grave che mette a grave rischio la morfologia di tutto questo ghiacciaio, che è tra i più importanti in Italia. Insomma, un trend sempre più catastrofico per i nostri ghiacciai durante l'estate.
Bellissime le foto dei nostri Meteo Warriors. Più avanti nella trasmissione vi indicherò come fare per caricare il vostro materiale. Ma novità di questa stagione di Prometeo: la possibilità di lasciare un audiomessaggio, di contattarci via WhatsApp al numero 328-802-8003. Mi raccomando, diteci, dateci le vostre domande e gli esperti vi risponderanno prontamente. Adesso un po' di pubblicità e poi c'è l'approfondimento sul geoturismo. Geoturismo. No,